Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. La Regione Abruzzo ha concluso l'iter di riallineamento dei conti dell'ente che consente di presentare a livello nazionale carte contabili più trasparenti. L'assessore Paolucci parla di un risultato storico per l'ente e rivendica la paternità della cosiddetta norma Abruzzo che ha consentito di non tagliare i servizi essenziali. Il servizio di Alfredo Primante. È stato un lavoro lungo e laborioso quello di riallineamento dei conti della Regione, il cui iter viene completato dalla delibera di giunta regionale varata ieri, che dovrà essere però sottoposta agli organi di controllo e al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. L'ultimo accertamento sui residui, infatti, risaliva addirittura al lontano 2004 e quindi gli uffici hanno dovuto ricostruire a ritroso 14 anni di storia contabile, su impulso soprattutto di una sentenza della Corte dei Conti prima e della Corte Costituzionale poi, che ha bocciato previsionale e rendiconto del 2013, creando così un buco da 60 milioni di euro. Oggi, ha affermato l'assessore al bilancio della Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, i conti sono in ordine, il che però lancia agli uffici la sfida di non ricadere nelle beghe del passato, in un caos contabile paragonabile solo a quello della Regione Campania. Da questo punto di vista abbiamo finalmente dei documenti più trasparenti, più solidi per qualità e anche per le cifre che evidentemente sono iscritte. Abbiamo un bilancio che da questo punto di vista è prudente, ha tanti accantonamenti e quindi ha tante coperture. La cassa lo dice, quando sono arrivato abbiamo dovuto fare un, tra virgolette, un prelievo di anticipazione di 110 milioni. Oggi invece tra sanità e bilancio abbiamo 500 milioni in cassa, quindi vuol dire che abbiamo fatto un percorso di risanamento vero e che ha dato prova di non solo prudenza ma anche di gestione sobria. Dal punto di vista numerico, il disavanzo della Regione tra il 2014 e il 2015 è aumentato per effetto del cambiamento delle norme nazionali che hanno fatto aumentare gli accantonamenti passati da 174 a 352 milioni. Il disavanzo totale così nel 2014 era di 681 milioni ed è passato a 765 nel 2016. Al netto degli accantonamenti però, ha detto Paolucci, il debito è sceso e l'avanzo di amministrazione è aumentato con un saldo positivo di 38 milioni di euro. Paolucci ha rivendicato anche a sé la norma Abruzzo, che ha consentito un piano di rientro dal debito spalmato in 20 anni e parallelamente di non aumentare le tasse oppure tagliare i servizi essenziali. E da questo punto di vista abbiamo garantito le fasce più deboli della popolazione, gli anziani, gli studenti, le persone diversamente abili, i lavoratori, i pendolari. Pertanto abbiamo continuato a garantire questi servizi nonostante fossimo in presenza di un disavanzo aggiuntivo che prima non veniva iscritto e che quando ci siamo insediati purtroppo per legge è stato iscritto e valeva 770 milioni di euro, non poco. Io penso che si può essere orgogliosi di questo percorso e si può dimostrare che si può continuare a lavorare lasciando davvero le polemica ad altri, anche circa i termini della legislatura. Il direttivo di ANCI Abruzzo ha approvato all'unanimità un ordine del giorno da inviare alla Presidenza del Consiglio regionale e dai consiglieri regionali con la richiesta di modificare la legge regionale 51 del 2004 che impedisce ai sindaci con popolazione superiore ai 5.000 abitanti di essere candidati per il rinnovo del Consiglio regionale in assenza delle preventive dimissioni da sindaco. La richiesta fa seguito all'analogo intervento del Presidente nazionale di ANCI, Antonio De Caro, che in data 29 novembre 2017 chiedeva al Parlamento di cancellare le cause di ineleggibilità per i sindaci italiani. ANCI Abruzzo, nel rilevare che la norma della Regione Abruzzo è ancora più penalizzante per i sindaci abruzzesi, fa appello a tutti i consiglieri regionali affinché la risoluzione ANCI venga portata all'attenzione del Consiglio regionale. E ora ci spostiamo a Teramo, dove la situazione politica si ingarbuglia sempre di più, con centrodestra e centrosinistra frantumati e senza candidati unitari. Intanto il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Cristiano Rocchetti, ha iniziato la sua campagna elettorale proponendo un programma di rilancio della città. Tania Bonnici Castelli.
Mentre a Teramo il clima politico per centrodestra e centrosinistra diventa sempre più incandescente, cangiante, con scenari che cambiano nel giro di poche ore, con chi entra e con chi esce dalle alleanze, senza arrivare ad alcun punto fermo, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Cristiano Rocchetti, è già pronto a spiegare ai teramani cosa farà se diventerà primo cittadino di Teramo. Anzi, come dice lui, l'ultimo cittadino, quello che vigila e presidia il territorio a tempo pieno. Un candidato sindaco, un futuro sindaco, cosa farà per questa città che è veramente allo stremo? Teramo la vediamo così come è stata trascurata da anni. E sentiamo tutti il bisogno di dover svoltare, sentiamo tutti il bisogno che qui occorre qualcuno che venga come un marziano e ci tiri via da questa situazione. Io e il Movimento 5 Stelle sono anni che lavoriamo per pensare che cosa fare per Teramo, qual è la ricetta giusta per uscire fuori da questa situazione di impasse, ma non è solo di impasse, qui è una città bombardata quella che vediamo, i cartelli stradali sono il segno di uno stato di incuria totale e questo lo vede chiunque si avvicina a Teramo. Il vostro progetto cosa prevede? Il nostro progetto prevede innanzitutto un coinvolgimento della città, un coinvolgimento che fa sì che da domani sappiamo che c'è voglia di uscire fuori da questa situazione e di avere un sindaco che si mette a lavorare perché si passi da questa situazione del non fare a una situazione del fare. Nei primi 100 giorni cosa farebbe? Primi 100 giorni confronteremo su più realtà. Pensiamo di realizzare innanzitutto una squadra capace di dare delle adeguate risposte alla città e soprattutto cominciamo a mettere mano da una parte alla cura del verde, alla cura della città per poter mettere le condizioni per un rilancio della città e un rilancio del turismo. La ricostruzione di questa città ovviamente attiene al nazionale, però il sindaco ha un grande ruolo in questo. Sicuramente, e il presidio del territorio sarà il nostro fiore all'occhiello, perché non pensiamo che una città come Teramo possa essere gestita con un'amministrazione part-time, con un sindaco che fa i suoi interventi in maniera occasionale o a spot. Questa città deve essere presidiata dalla mattina alla sera, il sindaco deve avere questa funzione, deve essere l'ultimo dei cittadini, non come chiamiamo sempre il primo cittadino, ma l'ultimo, perché deve essere sul campo e pronto a presidiare in un momento particolare quale questo anche gli uffici che per quella quota parte si occupano di terremoto, gli uffici comunali. Beh, su quello il focus del sindaco sarà massimo, perché non si perda tempo quando se ne ha. 9 associazioni ambientaliste hanno rivolto un appello a tutti i parlamentari eletti in Abruzzo perché intervengano nei confronti del governo chiedendo di sospendere l'iter sulla centrale di compressione SNAM di Sulmona. Vediamo. Ancora una volta ci si rivolge ai 21 parlamentari appena eletti affinché blocchino l'iter autorizzativo della centrale di compressione del gas da realizzare a Sulmona. L'appello parte nuovamente dalle associazioni ambientaliste WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra, Mare Vivo, Federazione Pro Natura, FAI, Club Alpino Italiano, Mountain Wilderness e Ambiente e Vita. Questa mattina i rappresentanti delle associazioni, che tra l'altro fanno parte del più ampio movimento transregionale NOAB del Gas, che ha organizzato la mobilitazione del 21 aprile a Sulmona, sono tornati a ribadire che un governo in carica per gli affari correnti, quello diretto da Gentiloni, non può affrontare un tema così delicato che vede l'opposizione anche di cittadini e istituzioni regionali. Quest'opera non è assolutamente voluta dai cittadini, dalle popolazioni locali, non è voluta dai cittadini della Valle Pellina, la centrale di compressione, non è voluto dagli abruzzesi il metanodotto, e lo dimostrano le numerosissime adesioni che si sono avute per la manifestazione che il 21 aprile si terrà appunto a Sulmona. Un'opera che va in direzione diametralmente opposta rispetto a quello che è richiesto da tutte le norme comunitarie riguardo alla necessità di andare a valorizzare quelli che sono tutte le fonti rinnovabili e non i combustibili fossili, un'opera che ci riporta indietro di tantissimi anni. Dalla manifestazione del 21 ci aspettiamo che la voce corale di tutte le popolazioni, non solo locali, ma anche di altre regioni che si uniranno a noi, diranno tutti insieme no, no a quest'opera, e ci aspettiamo che i parlamentari, così come oggi diciamo nel nostro appello, ascoltino la voce dei cittadini uniti.
Ed ora la cronaca, il GUP del Tribunale di Avezzano ha condannato a 3 anni e 10 mesi Cesidio Di Fonso, anziano di Lecce nei Marsi, che nel mese di marzo, lo scorso mese di marzo, aggredì a martellate la direttrice dell'ufficio delle poste di Lecce nei Marsi. Vediamo. È giunto il punto di svolta giudiziario alla storia di aggressione che proprio nel marzo dello scorso anno, quindi più di un anno fa, ha visto finire al pronto soccorso marsicano d'urgenza la direttrice dell'ufficio postale di Lecce nei Marsi, raggiunta da 2 martellate alla testa, scagliatele contro, da Cesidio Di Fonso, pensionato di 66 anni oggi, che all'epoca dei fatti venne arrestato dai carabinieri delle locali stazioni, ma che ieri è stato condannato in primo grado a 3 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio colposo e lesioni personali aggravate. Ma sostanzialmente noi riteniamo che sia stata una sentenza equilibrata, perché ha riconosciuto l'imputazione, quindi ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, e ha riconosciuto le esigenze di sicurezza della parte offesa, perché in sede di processo si è accertato anche che l'imputato, nonostante la seminfermità di mente, avesse anche una certa pericolosità sociale, e quindi il giudice è stato sensibile perché ha saputo contemperare le esigenze dell'imputato con le esigenze di garanzia della sicurezza della parte offesa. L'imputato inoltre sarà anche sottoposto al provvedimento di libertà vigilata con obbligo di dimora e dovrà forzatamente iniziare un percorso terapeutico al CERT. I motivi erano stati determinati da una presunta e da irregolarità contabile che il Di Fonso pensava che fosse stata commessa a suo danno, diciamo, nel suo conto corrente postale, ma di questo non è, intanto la circostanza non era assolutamente vera, era frutto di una sua fantasia, diciamo così. C'è possibilità, per concludere, che si vada in appello? Questa, ricordiamo, è la sentenza di primo grado. Sì, ovviamente in via teorica c'è la possibilità che si vada in appello, pur confidando che ci sia una sistemazione in termini civilistico, diciamo, con l'imputato, per quanto riguarda le disposizioni di risarcimento contenute nella sentenza, e che speriamo di poter in qualche modo definire. All'Aquila i lavori presso Palazzo Margherita termineranno entro 2 anni, gli operai stanno lavorando all'interno, sarà una restituzione, spiega il sindaco, fondamentale per quella porzione della città che dal punto di vista ideale è la più importante. Daniela Rosone. Entro 2 anni si riconsegnerà Palazzo Margherita, storica sede del comune, alla città, e sarà un momento molto importante per la comunità aquilana, perché lì torneranno uffici pubblici a rivitalizzare una porzione di centro storico nella quale già diverse attività commerciali hanno da tempo riaperto i battenti. I lavori stanno andando avanti secondo il cronoprogramma stabilito. Dopo 9 anni di fermo, dal 4 settembre scorso è stato consegnato finalmente il cantiere e gli operai del consorzio Margherita, che si occupa dei lavori, stanno procedendo con gli interventi per il momento soltanto all'interno, prima di passare all'esterno. Interventi che avrebbero anche portato alla luce sotto lo storico edificio alcune tracce del passato di un edificio preesistente, ma è tutto ancora da valutare e verificare. Il RUP Mario Di Gregorio nelle scorse settimane ha effettuato un sopralluogo con il sindaco Biondi. La restituzione di Palazzo Margherita dopo 2 anni sarà un fatto molto importante per il primo cittadino, anche per la macchina amministrativa e la piena funzionalità degli uffici comunali. Dal punto di vista ideale per Biondi, quella è la porzione di centro più importante. A 9 anni dal terremoto i lavori sono iniziati soltanto nel settembre scorso, un iter davvero lunghissimo. Una posa della prima pietra all'epoca dell'amministrazione Cialente, sottoservizi, poi adeguamento del progetto, autorizzazioni varie del genio civile, un ritardo giudicato da molti gravissimo, che però sarà colmato se tutto andrà come deve andare. Una volta terminati i lavori all'interno del palazzo del XIII secolo, si passerà alla facciata e verranno fissati dei pali tutto intorno al palazzo. A breve si procederà anche con questo tipo di attività. Il valore complessivo dell'appalto si aggira attorno agli 11 milioni e 600 mila euro. Stamani al Teatro Marrucino di Chieti è andato in scena lo spettacolo Tutto quello che sto per dirvi è falso, che rientra nell'ambito del progetto lanciato da Confcommercio per sensibilizzare gli studenti sul tema del contrasto alla contraffazione. Gino Di Tizio.
Oggi siamo qui a parlare di contraffazione perché abbiamo portato uno spettacolo teatrale che definiremo teatro civile, messo in campo dalla Confederazione, un road show che sta girando tutti più i teatri, le città più importanti d'Italia. Questa è la 15ª tappa, è una sorta di messaggio che vogliamo inviare ai ragazzi che sono già i consumatori di oggi, ma saranno i lavoratori, gli imprenditori e i cittadini del futuro. Questo per far capire loro che acquistare merce contraffatta significa essere complici di un reato, che la contraffazione, quindi acquistare e vendere merce contraffatta, è un danno per lo Stato, un danno per la salute e che è un reato perseguibile penalmente di una certa rilevanza che invece viene sempre sottovalutato. Ecco, l'allarme lanciato da voi, d'accordo, ma le autorità a questo punto dovrebbero dare qualche segnale diverso rispetto a questo fenomeno. Noi con questa presidenza già da 3-4 anni mettiamo in campo attività anticontraffazione e abbiamo sempre avuto il sostegno della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e anche delle polizie municipali dei singoli territori. Certo è che le forze dell'ordine non hanno quelle risorse anche di personale adatto per far sì che ci possa essere una repressione o una campagna di sensibilizzazione molto estesa, e qui subentra la Confcommercio. Si fanno sempre più stretti i rapporti economici tra le imprese manifatturiere teramane e quelle dell'Ecuador. Il console generale Pacurucu ha visitato alcune delle aziende del territorio ed è stato ospite della Camera di Commercio di Teramo. La Camera di Commercio di Teramo ha avviato da tempo rapporti di sinergia bilaterali tra l'Ecuador e le aziende teramane. Esisterebbero infatti ottimi incentivi ed opportunità fiscali per i nostri imprenditori che volessero decidere di aprire fabbriche e produrre in questo paese dell'America Latina. Il console generale ecuadoregno Saul Pacurucu ha voluto visitare personalmente alcune realtà manifatturiere del teramano e rafforzare così con le istituzioni locali l'idea di essere sempre più attivi come partner economici. Ci hanno comunicato qualche giorno fa che sta facendo un giro per il nostro territorio, che sono già intavolati rapporti di collaborazione con alcune aziende nostre, reduce perché c'è già stato un passaggio prima con l'ambasciatore nostro in Italia, italiano in Ecuador. Quindi lo ospiteremo oggi per vedere se possiamo ulteriormente allacciare rapporti di lavoro con le nostre aziende in un territorio molto importante, che tra l'altro può essere l'apertura, la porta per quanto riguarda altri paesi, il Perù, la Colombia, quindi il Sud America, molto interessante. Vediamo da questa chiacchierata di questa mattina cosa possiamo fare in aiuto e sostegno del nostro mondo imprenditoriale, che comunque ha bisogno di sbocchi per quanto riguarda le questioni economiche del nostro territorio. Che tipo di aziende potrebbero andare in Ecuador? Ma intanto credo che il settore nostro manifatturiero possa essere interessante, il settore della moda, anche il settore della pelletteria. Mi dicono che anche il settore agroalimentare può essere una cosa interessante, perché lì hanno bisogno anche di questo tipo di aziende. Quindi, come vedete, il nostro territorio è proprio ideale, perché abbiamo il settore del manifatturiero, il settore dell'agroalimentare molto importante, molto sviluppato, per cui credo che si possano allacciare rapporti commerciali interessanti. Ma ci sarebbero delle facilitazioni fiscali? Beh, pare di sì, che anche il Perù ha, diciamo, allentato un po' la pressione, quindi anche per favorire le nostre aziende. L'unica cosa che vorremmo capire bene è anche come stabilità politica, visto anche quello che si sente e si legge in queste settimane. La CGIL Funzione Pubblica denuncia la cronica mancanza di personale all'interno della ASL 1 di L'Aquila Vezzano Sulmona, destinata ad acuirsi a causa dei pensionamenti. Il manager Tordera però rassicura e afferma: stiamo predisponendo i concorsi. Vediamo.
Noi oggi stimiamo una carenza di personale che oscilla intorno alle 700 unità lavorative, tra l'altro una tendenza ad aggravarsi anche nell'anno 2018 dovuta al blocco del turnover all'80%, che vuol dire che se noi prendiamo un rapporto tra i lavoratori che saranno collocati in quiescenza nell'anno 2018 e le possibili sostituzioni, già per quest'anno ci sarà un'ulteriore perdita di posti di lavoro di circa 100 unità lavorative. Denuncia una carenza di personale cronica e strutturale Francesco Marrelli, segretario generale FPCGL, che riguarderebbe, carte alla mano, tutte le categorie professionali. Il quadro che vede 700 unità lavorative in meno all'interno dell'ASL provinciale è un quadro che porta conseguenze negative, tra queste sicuramente il mancato rispetto dei riposi obbligatori, sicuramente un uso improprio del lavoro straordinario e un serio rischio di demansionamento su alcune figure professionali. Tra l'altro a questo si aggiunge un esito negativo anche sui servizi. Se noi prendiamo ad esempio la vicenda del prolungamento e dell'allungamento delle liste d'attesa piuttosto che un rischio di mobilità passiva verso altri territori, ha una conseguenza diretta sia sui costi per i malati sia sui costi per i cittadini. Problemi per i quali ha richiesto un intervento da due parti, non solo dall'azienda sanitaria ma anche dall'ente regione. Qui è duplice l'impegno: da una parte la regione Abruzzo deve rivedere il conto economico programmatico e mettere maggiori risorse sulla spesa del personale, dall'altra parte la ASL dell'Aquila di concerto con la regione Abruzzo ad esempio potrebbe già attivare le procedure di stabilizzazione del personale precario, che vuol dire reinserire nuova forza lavoro all'interno delle strutture ospedaliere e territoriali. Il direttore Tordera, in merito ai pensionamenti che nello specifico interesseranno presto il personale medico dell'ospedale civile di Avezzano, smorza le polemiche sul nascere e annuncia la programmazione di nuovi concorsi per le assunzioni. È l'età anagrafica che avanza, noi abbiamo un'anzianità media piuttosto elevata e quindi in generale un problema della sanità italiana che naturalmente si riverbera anche nella nostra azienda. Abbiamo un certo numero di nostri medici e di nostri infermieri che nell'arco di qualche anno andranno in pensione. Però questo fatto non è che ci preoccupa, nel senso che noi ci stiamo già organizzando per programmare i concorsi, per fare le assunzioni necessarie. Una delle punte di diamante della partecipazione abruzzese al Vin Italy 2018 è lo chef stellato Nico Romito, che ha proposto dei piatti preparati con le eccellenze agroalimentari regionali. Vediamo. La regione Abruzzo qui al Vin Italy si è rinnovata a partire dallo spazio Abruzzo. Sì, io lo trovo stupendo. Infatti ho parlato prima con delle persone, dei produttori, le istituzioni, ho detto che quest'anno mi ha emozionato questo stand, questo lavoro di inclusione, questo lavoro di apertura per includere, quindi non più spazi chiusi ma un open space che fa, è anche metafora di un territorio che si apre, un territorio che è unito, che si apre verso tutti, queste luci, questi colori, questi bianchi, questa luce danno proprio forza al nuovo messaggio che si vuole raccontare, cioè quello di un Abruzzo che cresce, un Abruzzo che migliora, ma soprattutto un Abruzzo che mantiene fede al territorio ma con una testa moderna verso il futuro. Quali sono i vini abruzzesi più apprezzati all'estero? Ma sicuramente il Montepulciano, il vitigno Montepulciano, anche se credo sempre di più che stiamo sdoganando quel concetto del Montepulciano di tanti anni fa, che era un vino anche considerato un vino più da lavoro tra virgolette. Oggi il Montepulciano, grazie al lavoro di tanti produttori, sta entrando nelle grandi tavole del mondo. È bellissimo come quando giro, vado all'estero, inizio a vedere sulle carte di ristoranti importanti, ristoranti che hanno un peso internazionale, vedere sulle carte le nostre cantine. Ed ora allo sport. Il Pescara torna da Vercelli con una disfatta. La gara che poteva segnare il rilancio dei biancazzurri fa invece registrare la prima sconfitta della gestione di Bepi Pillon. Una serata compromessa dalla sciocca espulsione di Crescenzi dopo appena 11 minuti. Il gol di Macin pareggia quello di Vives, ma nel finale il Delfino crolla sotto i colpi del gigante Rajcevic. La classifica non peggiora, ma lo spettro del la retrocessione aleggia sempre di più intorno al Pescara. Il servizio di Paolo Renzetti.
Nello stadio intitolato al grande ed indimenticato Silvio Piola, il Pescara subisce una bruciante sconfitta ad opera del fanalino di coda del torneo Pro Vercelli, pagando a carissimo prezzo l'avvio di gara con l'esplosione di Crescenzi e l'ultima parte della contesa che ha regalato ai piemontesi, grazie ad una doppietta di Rajcevic, la vittoria della speranza. Un KO che deve far riflettere in vista della gara di domenica all'Adriatico con lo Spezia. Meglio la squadra di Cas, il Pescara in difficoltà all'11° Crescenzi, già ammonito, va a commettere fallo su Bifulco, rimediando il secondo giallo e poi il rosso, con i biancazzurri che restano così per quasi tutta la partita in inferiorità numerica. Grossa l'ingenuità dell'ex giocatore del Bari. Passa un attimo e Reginaldo va a colpire di testa dalle parti di Fiorillo, sfiorando il vantaggio con il portiere biancazzurro che salva in calcio d'angolo. Pillone è costretto a cambiare, mandando in campo Balzano per Mancuso. Avvio di partita scellerato per i biancazzurri, con lo stesso Balzano che va a commettere fallo in area su Bifulco, che aveva già fatto espellere Crescenzi. Ross assegna il rigore che sembra starci sul dischetto Vavives, che spiazza il portiere abruzzese per l'1-0 dei padroni di casa. Pescara che accusa il colpo e soffre, non riuscendo ad impensierire l'ex Pigliacelli. E la squadra di casa che al 33° arriva ad un passo dal raddoppio con Castiglia, che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Gol mangiato, gol subito, visto che al 35° arriva il pareggio dei biancazzurri grazie al tapin vincente di Macin dopo una conclusione di Falco e una doppia deviazione dei giocatori di casa. La squadra di Grassadonia, quando preme, fa paura e al 38° trova la rete del 2-1 con Rovini, poi annullata per fallo di Reginaldo. Al 42° invece Fiorillo a salvare in angolo su un missile di Berra, prima del doppio fischio di Ross, che dopo 2 minuti di recupero manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa fra i padroni di casa c'è Ghiglione al posto di Berra, ma al secondo il Delfino arriva ad un passo dal raddoppio con un gioco di prestigio di Falco, a cui Pigliacelli dice di no con un miracolo. Passa 1 minuto e mezzo, i piemontesi si rendono pericolosi con Bifulco perso da Fornasier e con la conclusione al lato dell'attaccante a 2 passi dal portiere del Pescara. Ancora Pro Vercelli al 6° con un tiro dai 20 metri di Rovini e la respinta con i pugni di Vincenzo Fiorillo. Gara apertissima e anche godibile, con un Pescara più reattivo rispetto all'inizio di gara. Per quanto accade in campo, il Pescara meriterebbe anche il 2-1 con il tecnico di casa che getta anche nella mischia Rajcevic per Rovini. Sarà la scelta indovinata che cambierà la gara e il risultato. Il Pescara gestisce bene la partita grazie anche ad una buona condizione fisica. Al 33° però Balzani è costretto ad uscire per crampi e al suo posto entra Marco Carraro. Si arriva nella fase decisiva del match con i giocatori di casa. I biancazzurri stringono i denti, ma al 38° subiscono il gol di Rajcevic a pochi minuti dal suo ingresso in campo su cross di Gatto. Doccia gelata per il Pescara con Pillon che gioca il tutto per tutto, mandando in campo anche Andrea Cocco. Il finale è convulso con il 3-1 ancora di Rajcevic al 48° e poi altri errori dei locali che mancano al 48° e al 49°, le reti del 4-1 prima con Castiglia e poi ancora con lo scatenato Rajcevic per la formazione abruzzese. Un brutto colpo mitigato solo parzialmente dai risultati delle dirette concorrenti. Il Pescara è ancora fuori dalla zona playout, ma con lo Spezia non si potrà sbagliare. Ed ora la Serie C in casa Teramo. Anche in casa Teramo è un momento delicato, col turno di pausa prima del rush finale che vedrà i biancorossi di fronte al Fano prima e alla Reggiana poi. Per l'attaccante Giacomo Tulli, ancora secco di reti, è il momento per il Diavolo di tirare fuori gli attributi per conquistare la salvezza. L'intervista di Agnà Cantagalli. Giacomo, ci sono 90 minuti per cambiare il volto di una stagione che fino a questo momento è stata sia a livello personale, credo, e comunque anche di squadra non positiva. Come si affronta la trasferta di Fano tra 2 settimane? Si affronta con maggior concentrazione e determinazione, perché secondo me è quello che ci è mancato fino adesso. E sappiamo che saranno 2 battaglie difficili, ma possiamo venirne fuori alla grande, secondo me. Cosa vi siete detti dopo la sconfitta a San Benedetto? Avete avuto un faccia a faccia? Abbiamo cercato di analizzare un po' gli errori che ci sono stati e fare quadrato, e adesso dobbiamo pensare solo alla partita col Fano tutti quanti e ripartire. Quando sei entrato a inizio ripresa, qualche segno di vitalità in più, magari anche per il modulo, forse anche perché comunque c'era una reazione da mettere in atto, si è visto. È quella la strada per correre magari a Fano con te trequartista? Ma non lo so, questo decide il mister, però io dico che dobbiamo un po' credere più in noi stessi, cacciare un po' di più fuori gli attributi, perché
Stare in questa situazione non è bello adesso. Possiamo, ripeto, possiamo tirarci fuori, però dobbiamo tirare qualcosa in più fuori tutti quanti. Tu aspettavi inizio stagione di arrivare a questo punto con il Teramo terzo ultimo? No, non me l'aspettavo. Come si cerca di comunque ribaltare una stagione che fino a questo momento è stata negativa? Dando il 100% in campo, salvarci e poi vedremo. Con un gol di Tulli magari? Magari con un gol mio, ma basta che ci salviamo, può segnare anche Marco Volponi. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.